Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Quello di oggi è un suggerimento prezioso che chiede grande maturità. Possono essere palesi i limiti, le fragilità e purtroppo anche i peccati di altri credenti. Il rischio è rifiutarsi di ascoltare la parola perché proprio i credenti testimoniano male. Gesù ci chiede un passo oltre, di saper accogliere l'annuncio che quella persona porta, sapendo che tutti portiamo un tesoro in vasi di creta. Se dovessimo annunciare la parola di Dio solo se vissuta in pienezza, chi potrebbe annunciarla? La parola va annunciata in tutta la sua bellezza, anche se è vero che tanto più la si testimonia con la vita, tanto più l'annuncio ha la sua efficacia. Chiediamoci, nel nostro piccolo, se la nostra testimonianza è efficace e se quello che predichiamo per gli altri lo mettiamo in pratica per primi. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Qual è il problema che evidenzia qui Gesù? Ostentare, mettersi in mostra, essere riconosciuti come persone da bene, coltivare il proprio ego inseguendo un'autoesaltazione esteriore, sintomo di un grande vuoto interiore. Non è così che si riempie il vuoto che si porta nel cuore, ma solo aderendo più decisamente a Cristo, coltivando più intensamente la vita spirituale e riscoprendo la gioia che si sperimenta nel servire.